al giorno. Guardate le cifre dei tanti, guardate le cifre quando dicono, cari miei, ma non c'è mica, qui bisogna tagliare dalla sanità, dalla scuola, eccetera. Allora, dico, è materia questa dei lavoratori nelle fabbriche, è materia dei sindacati questa, no? Vediamo che l'argomento è tabù, non lo toccano, non lo toccano, si discute di tutto, si discute di tagli, ma non seriamente di tagli alla spesa militare. Questa è una delle battaglie che dobbiamo condurre. Grazie. C'è tutto il consolato che uno da una parte, perché anche l'Ecuador ha un problema analogo che è andato a supportare, gli altri sono in Maltesa adesso, e dunque mi hanno incaricato di portare questo saluto di proprio solidale della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Una politica, sapete che le politiche ogni tanto hanno dei nomi, da noi li hanno molto stupidi, Blocca Italia, Salve Italia, li chiamano la frescura, che è una cosa che rimanda a una soddisfazione, a un relax, a qualcosa di piacevole, la nuova politica di opposizione alla politica imperiale degli Stati Uniti, è straordinaria, la politica della frescura. Solo a sentirla uno dice, ma sì, facciamo questa politica della frescura. E quindi il saluto. Io pregherei il Gin, gentilmente, se lo ritiene, sì, per il saluto che ha ritenuto di venirci a dare, lei che proprio sul campo della Jugoslavia ha dato tanto, ha scritto Uomini, non uomini, Corridoio, ha scritto libri anche di notevolissimo interesse. Grazie. Buonasera, sono qui evidentemente a rappresentare la Jugoslavia, in qualche modo la ex Jugoslavia. Effettivamente alcune delle mie amiche sanno, io dal 92 fino all'anno scorso ho percorso la Jugoslavia in ogni modo e in ogni maniera, dalle Ucraine che non esistono più al Kosovo, ed ero anche l'anno scorso in Bosnia. Vi vorrei dire il risultato che la NATO e gli Stati Uniti hanno ottenuto lì, un risultato che poteva essere completamente diverso se avessero avuto la pazienza di aspettare che le diverse repubbliche si mettessero d'accordo, ma questo non era nel progetto. Si doveva fare la guerra, si doveva probabilmente far funzionare le fabbriche d'armi, si doveva far funzionare le agenzie di mercenari che sono comunque legate, spesso assorbite dai gruppi petroliferi americani, per cui tutto questo è una logica che non poteva essere compresa. Vi dico adesso il risultato. L'Ucraina erano le regioni serbe in Croazia, non esistono più. Sono state completamente ripulite e devo dire che delle fughe bibliche ci sono state sotto i bombardamenti e i proiettili, uomini, donne, bambini, vecchi, con cani, in qualsiasi modo fuggivano e in effetti sono morte. La Bosnia adesso è un grande pasticcio, c'è una Repubblica Srpska, c'è una federazione croata musulmana. I croati si sentono europei perché comunque hanno anche il passaporto della Croazia, però la Erzegovina è praticamente non ha molto potere.